Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo giunti alla questione animalesca, quindi in questo video andremo a vedere tutti i nostri animali, tutte le novità, cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale, un po' tutta la struttura, diciamo, degli animali che è molto molto interessante. Quindi andremo a vedere le stalle, andremo a vedere come funzionano e tutto quanto. E quindi io vi farò, diciamo, una guida completa, magari per alcune cose ovviamente do per scontato che insomma già la gente un po' le sappia, non sto qui a spiegare razioni miste e quant'altro eccetera. Come sempre ricordo che c'è la guida nel gioco per chi magari è un po' alle prime armi. Io diciamo vado già avanti e do per scontato appunto che le cose basilari siano già un attimo comprese. Ok, qui sono sempre sull'Helmcreek, ragazzi, qua ho piazzato la mia zona animalesca, chiamiamola così, ho piazzato la stalla delle mucche, dei maiali, i cavalli, le pecore, le api e le galline. Quindi adesso andremo a vedere nel menu come si posizionano, dove si trovano, le diversità tra i tipi di stalle e tutto quanto, poi vi farò vedere concretamente un po' tutta la questione. Ottimo, andiamo sempre ragazzi sulla sezione altro, nella costruzione, poi andiamo ovviamente nella scheda animali e qui troviamo appunto tutti i nostri animali. Partiamo con le mucche, abbiamo il primo step, la prima cosa che diciamo ci viene offerta per l'acquisto, abbiamo il pascolo semplice da 15 capi, eccolo qua. Sì, il posizionamento ragazzi è sempre il solito, insomma non è cambiato nulla, ve lo spostate, ve lo regolate, lo mettete di qua e di là, poi cliccate e posizionate, siete a posto. E ok, poi abbiamo tre stalle, la prima che è la più piccola, diciamo così, per 45 bovini, poi abbiamo quella grande da 80 e quella grande sempre però con la robotizzazione per l'alimentazione, quindi con l'Helivector, poi vi farò vedere un po' come funziona, vi spiegherò alcune cose. Ok, attenzione, attenzione, le stalle, queste qui ad edificio, chiamiamole così, non hanno bisogno dell'acqua perché hanno già un sistema automatico per gli abbeveratoi, eccetera, quindi non in input non hanno la necessità dell'acqua, quindi gli animali possono stare senza, la stalla si arrangia, ok. Cosa che non avviene appunto per il recinto, come ben vedete, qui compare l'iconcina delle due goccioline, quindi dovete appunto fornire voi l'acqua. Questione cavalli, stessa cosa, abbiamo il recinto semplice oppure la stalla da 8 e 14. Ripeto anche qui gli abbeveratoi manuali e qui abbiamo già tutto in automatico. Suini, qua abbiamo il pascolo e i due porcili, quello da 108 e quello da 270. Qui ragazzi in ogni caso non c'è la necessità dell'acqua, quindi neanche nel pascolo normale. Pecore, abbiamo sempre il pascolo, questo con la questione dell'acqua, e poi abbiamo la stalla da 25 e 65. Galline, abbiamo il pascolo da 30 e poi il pollaio, quello diciamo coperto da 360. Api, abbiamo le diversi alveari con le diverse capacità di arnie, quindi abbiamo quello semplice da un'arnia, 4 arnie, l'alveare allungato, 10 arnie e 33. Poi ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione. Leggiamo qui, l'alveare produce miele, sarà posizionato in un luogo centralizzato da acquistare e posizionare a parte. Se posizioni gli alveari accanto ai campi, alcune culture daranno un raccolto leggermente più ricco. Allora, praticamente, come avevo detto nei video news, non so se ve lo ricordate, eccetera, avevo detto che appunto avevano scritto nei blog che posizionati vicini a colza, patate e girasoli, quindi a fiore, si simula l'impollinazione. Al che io ho fatto le prove e tutto, ragazzi, però io penso che sia una questione
tipo la pacciamatura che viene dato il 5%, adesso in percentuale non sono riuscito ancora a fare tutte le prove, però tipo non vedete uno step da 50 a 100%, capite? Non c'è quella differenza, quindi presumo che sia una piccola percentuale. Non so se qualcuno di voi ha fatto dei test, eccetera. Se li avete fatti, ditemi che sono curioso di sapere. E basta, poi ovviamente ragazzi quando voi piazzate dovete piazzare prima le arnie e poi dovete piazzare anche il trigger per quanto riguarda dove spawneranno i bancaletti del miele, quindi ricordatevi. Poi su altro abbiamo il nostro cane, la nostra cuccia e tutto. Attenzione, attenzione, questione letame, come funziona? Le stalle in sé non hanno già posizionato insieme il trigger per il letame. Cosa bisogna fare? Dovete andare su sezione edifici, ampliamento silo. Selezionate questo, cumulo e concime ampliamento. Ok. Vedete che voi quando praticamente lo andate per posizionare, adesso un attimo ci giriamo, se andate troppo distante da una stalla, vedete che vi esce il cumulo di concime va posizionato accanto a una stalla. Quindi, questione mucche o questione maiali, voi dovete avvicinarvi, dovete metterlo vicino alla stalla. Io adesso in questo caso l'ho messo qua dalle mucche, no? Potete metterlo dai maiali, insomma, ma basta che sia vicino. Vedete che se vi allontanate vi dice questo. Quindi all'occhio, all'occhio, all'occhio. Boh, perfetto. Abbiamo visto la questione del letame, come ben vedete qua ha già iniziato a spawnare, abbiamo già un litraggio di 26.441. E ok, andiamo a vedere un po' le stalle, ragazzi. Beh, parlando di estetica e tutto, gli edifici sono veramente bellissimi, sono molto 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 belli, sono rimasto davvero impressionato, hanno una cura, un dettaglio che è davvero fantastico, quindi pollicioni su per gli edifici, davvero molto 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 belli. Se avete le informazioni, l'opzione per le informazioni del campo attive, vedete che vi avvicinate alle stalle e in basso a destra vi esce il riquadrino sul numero degli animali, la salute, il cibo, il latte, la paglia, liquame fieno, insilato, paglia, eccetera, eccetera, a seconda ovviamente della stalla in cui siete. Vi ricordo ragazzi che in descrizione a tutti i miei video trovate il mio link personale per l'acquisto di Farming Simulator 22. Questo mio link vi porterà a questa pagina dove avrete la possibilità di effettuare tre acquisti differenti. Il primo è appunto il gioco semplice, si parla sempre di versione digitale. Qua appunto per l'acquisto ragazzi selezionate il metodo di pagamento che più vi è comodo, fate buy now, controllate sotto che il mio codice partner sia inserito. Se cliccate appunto dal mio link il codice è già preinserito, ma comunque date un'occhiata. Poi ovviamente se arrivate dall'esterno, da un altro link o da un'altra parte, potete comunque inserirlo manualmente. Il secondo acquisto è il Year One Bundle, che praticamente comprende il gioco e il Season Pass per il primo anno. E poi appunto qui sotto avete la possibilità di acquistare il Season Pass separatamente. Attenzione ragazzi che acquistando il Season Pass non si acquista anche il gioco insieme, quindi o comprate il bundle per un anno oppure comprate questo e poi separatamente dovete comprare il gioco perché il Season Pass non comprende il gioco. Ma cos'è questo Season Pass, ragazzi? Questo Season Pass praticamente è un acquisto che fate una tantum, è un pagamento per il primo anno di espansioni, per il primo anno di DLC. E quindi voi pagate una volta per tutte e quando usciranno le espansioni voi siete già a posto. Cosa comprende? Comprende il primo, il secondo, il terzo DLC e appunto la prima espansione ufficiale che è praticamente come è stato nel 19 con l'Alpine Expansion. Basta, per il resto appunto la questione dell'acquisto è sempre uguale per tutte le cose che acquistate. E niente, ragazzi vi ringrazio tantissimo per il supporto e vi lascio al video. Parto col spiegarvi la questione della stalla automatizzata, ragazzi. Allora, in questo caso nel retro della stalla abbiamo praticamente il Lely Vector, che è praticamente il robot per l'alimentazione.
Qui abbiamo la cucina praticamente dove viene fatta, dove vengono presi i vari ingredienti e vengono messi sul vector e poi vengono qui miscelati. Qui fuori abbiamo un silo che serve per il mangime minerale, come vedete qua c'è già l'icona. Io adesso ce l'ho a zero, ma ho già un bancaletto qui pronto. Sì, ragazzi, ho inforcato per la prima volta un bancale, ma non ne voglio più sapere. Primo e unico e ultimo. E basta, se non sono presenti tutti gli elementi, ragazzi, il vector non parte all'occhio. Altra cosa, cosa succede? Praticamente quando lui trova tutti gli alimenti, eccetera, una volta all'ora si attiva. Cosa succede? Praticamente viene giù, siamo già alle 8:58, ragazzi, potrei già mettere il minerale, che così possiamo vedere anche la partenza in diretta senza che mando avanti il tempo e tutto. Dare mangime avvicinate col pallet. Sì, ragazzi. Aiuto! No, 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 non ci siamo con i pallet, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, i mortacci dei pallet. Bene, siamo giusti, perfetti, 8:59. E qua abbiamo tutto. Adesso vedete che allo scoccare delle 9, scoccare dell'ora, lui parte. Comunque poi alla fine del video, ragazzi, farò una piccola considerazione per quanto riguarda l'Heli Vector. Non voglio fare il professore, eccetera, però voglio dire nella realtà come funziona questo sistema di alimentazione, perché è molto intelligente e molto importante da sapere, secondo me. Quindi vi do un'informazione mia così personale, cioè personale, come funziona nella realtà. Ci sono tutti i miei video comunque dedicati all'automazione e alla robotizzazione delle stalle. Se andate sul canale, sulla playlist della Zootecnia, trovate tutto. Ok, comunque ragazzi, fieno, paglia, insilato. Ecco qua. Sono scoccate le 9, si tirano giù le tende e il Vector parte. Qui parte già praticamente Caroponte, che vedete che inizia a fare la razione. Qua butta l'insilato. Purtroppo, ragazzi, non c'è una schermata di controllo del vector, dello status e tutto, non c'è niente, e quindi c'è un attimo sta cosa qua. Comunque ottima sta cosa, veramente fantastica, fantastica, fantastica. Voi qua caricate, buttate con la benna o venite qua con gli autocaricanti, scaricate come vi pare e piace, insomma. Poi potete scordarvi della vostra stalla, lui si arrangia. Comunque, ripeto, ragazzi, anche le stalle e tutto devono essere ascoltate oltre che guardate, perché meritano davvero tanto. Comunque hanno fatto un gran lavoro anche sulla questione degli animali, cioè, tutti come si muovono e tutto quanto. Ok, la preparazione è stata fatta. Adesso lui parte, ha il suo percorso già prestabilito. Eccolo qua. Ovviamente, ragazzi, la mangiatoia può essere alimentata tranquillamente anche col carro miscelatore e tutto, quindi rimane libera se volete fare voi. Poi andremo a scaricare anche col carro miscelatore, che vi faccio vedere le percentuali per totale razione mista, come sono state suddivise, perché c'è anche il mangime minerale stavolta. Qui vedete la mangiatoia ancora vuota, si riempirà man mano che il Vector passa. Qui abbiamo l'astronaut per la mungitura. Ecco qua, lui si è girato, adesso si apre la grata anteriore e scarica. Lui ogni ululo siete qua. Sentite anche il suono. E basta, lui ogni ora si arrangia, si carica, fa il suo giretto e è a posto. Finito, lui ritorna in cucina e basta, questo è quanto.
Tanta tanta roba, ragazzi, tanta 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 roba. Comunque poi alla fine, ragazzi, vi ripeto che vi spiegherò come funziona, come pensa il vector nella realtà. Ok, procediamo col nostro tour della stalla, ragazzi. Qui dietro questione liquami, quindi qua abbiamo il trigger per la ricarica. Poi facciamo il giro davanti, eccoci qua. Qua abbiamo due trigger, qua, poi ovviamente, ragazzi, sono interattive le stalle, quindi portoni, saracinesche, tutto quanto. Questa è la finestra per l'acquisto degli animali. Attenzione, 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 questione stalle, cioè questione animali. Qui abbiamo la possibilità di acquistare diverse razze per quanto riguarda le nostre vacche o mucche, chiamatele come volete. E abbiamo anche la questione d'aggiunta dell'età. Cosa significa l'età? Praticamente, come ben vedete, più giovane è il capo e meno costa. Vedete, abbiamo 200 euro per 0 mesi. 12 mesi 1100 euro e 18 mesi 1550 euro. Cosa significa la questione dei mesi? Praticamente, ragazzi, gli animali inizieranno a riprodursi dopo una certa età. Sotto una certa età l'animale non si riproduce e quindi questa è la questione. Vedete che questa già svezzata, che avevamo così, ha già 18 mesi e il costo è praticamente più del triplo e quadruplo. E quindi, boh, altra cosa, altra cosa, altra cosa. Attenzione che qui, essendoci razze diverse, influiscono, diciamo, sulla questione che volete fare voi. Volete più concentrarvi sulla questione latte, dovete andare appunto sulla questione delle brune svizzere e delle Holstein. Se volete i capi, diciamo, le razze che si riproducono di più e tutto, dovete andare appunto sull'Angus e sulle Limousine. Vedete? Qua la questione è sempre, mortacci, c'è sempre la questione dell'età, della riproduzione. Comunque sono più predisposte per la riproduzione che per la produzione del latte. Poi si vedono anche appunto a livello estetico la differenza della questione, sì, anche proprio del capo in sé. Ok, perfetto. Poi appunto qua scegliete il numero di tutto quanto e basta. Qua appunto ovviamente abbiamo la tariffa per quanto riguarda che vengano direttamente portate in stallo, oppure andate allo store, cioè lo store, al mercante di bestiame, le caricate e ve le portate qua. Ok, perfetto. Qui abbiamo la questione del latte. Vedete che in questo caso ne ho 17.676 litri. E qui abbiamo appunto il nostro pascolo. Adesso, i modelli degli animali sono veramente molto belli anche per quanto riguarda la movimentazione e tutto. Non serve dire che appunto le brune sono più predisposte al latte. Manco si vede. Vedete appunto le differenze. Non sto facendo il guardone, è giusto per mostrarvi. Guardate. Si capisce che una è più predisposta all'altra, insomma, no? Ok, qua abbiamo il nostro pascolo, tranquillo. Guardate anche come si alzano. Sugli animali, sui modelli degli animali, ragazzi, tanta 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 roba. Guardate anche proprio il modello dell'animale, è molto molto bello, molto ben fatto. Ok, perfetto. Prima di andarcene dalla stalla delle mucche, vi voglio far vedere appunto la questione del TMC. Eccoci qua.
37,4%, 37,4%, 20,4% e 4,8% del mangime, quello, come cacchio si chiama, mi fugge il nome adesso, ecco qua, qua potete scaricare, molto bello il Faresin. Quella è la percentuale esatta, perfetta per fare la razione mista. Ecco qua, vedete che è già comparsa in mangiatoia. Mangime minerale, ragazzi, si chiama l'altro, mortacci. Comunque, abbiamo la possibilità anche di tirarci su le balle già direttamente col carro. Lui se le macina. Piano, vediamo anche il particle qui. Ok, perfetto. Boh, siamo qui a fare Faresin. Qui appunto abbiamo il nostro metamaio già a posto, tutto quanto. Ci spostiamo dai maiali, ragazzi. Allora, questione, possiamo andare a vedere subito nelle nostre schede degli animali. Vedete qua appunto la nostra stalla, le mie limousine, le brune. Qua vedete tutte le vostre condizioni, qua ci sono sempre le informazioni, ragazzi, quindi per chi non sa può andare a vedere. Poi vi spiego la questione della riproduzione. Vedete, esempio, qui nella stalla per gli ovini ho piazzato diverse pecore di diverse età. Praticamente si vede che esce riproduzione, tra parentesi, età inferiore agli 8 mesi. Questa pecora, queste pecore qua, hanno 6 mesi, quindi siamo inferiori agli 8. Cosa significa? Significa che la riproduzione, ragazzi, partirà dopo l'ottavo mese. Vedete che qui, questa qui ha già 14 mesi, la riproduzione è già partita. Ok? Spero, penso sia chiaro la questione della riproduzione. Perfetto. E la cosa, ragazzi, è uguale per tutti gli animali. Ok? Qua inizia già la riproduzione, vedete che la bruna svizzera a 34 mesi ha riproduzione al 30%, quindi hanno tempistiche di riproduzione molto lunghe e quindi appunto sono appunto più predisposte per la questione del latte e basta. Ok, bene, questione maiali, stessa identica cosa della questione di riproduzione. Qua abbiamo appunto questione dell'alimentazione, mais sorgo 50%, frumento orto 25%, semisoia cosa dire sole 20%, patate e abietole 5%, solita cosa. E poi abbiamo i cavalli, che abbiamo sempre l'avena e il sorgo, sì, il sorgo è stato aggiunto, e poi abbiamo il fieno. Sempre la solita questione per quanto riguarda la cavalcata giornaliera, la pulizia, il solito tutto quanto, è rimasto praticamente invariato. Andiamo a vedere un po' le stalle, come sono messe. Qui abbiamo la questione dello scarico. Qua abbiamo la finestra degli animali. Ragazzi, potete fare ovviamente lo stesso la lettiera qui nella stalla. Andate dentro con lanciapaglia o solo con la paglia all'interno del carro miscelatore e appunto per la produzione del letame eccetera potete fare come al solito. Ok. Abbiamo anche la questione dei liquami, ragazzi, che potete posizionare la vasca come la stessa questione, lo stesso principio del letame. Io adesso, vabbè, non l'ho messo così tanto per. Qua potete chiudere le porte, ci hanno chiuse anche dentro. Fatti molto bene anche i porci. Questa è una scrofa, sono tutte scrofe. Ok, salto. Cavalli,
finestra per l'acquisto. Qui purtroppo non ci sono le razze, hanno sempre scritto cavallo nero, marrone, rosso, eccetera, poi vengono nominati, potete cambiare il nome e tutto quanto. E ok, molto bella anche la stalla dei cavalli, qui abbiamo sempre il portone scorrevole. Perfetto, qui abbiamo il punto per l'alimentazione, attenzione, attenzione ragazzi che è molto basso, quindi occhio, io sono andato dentro con Manitou, a scaricare con la benna direttamente, che ho già seminato un po' il prato, devo ancora fare, vedere un po' la questione fienagione, eccetera, devo ancora provare niente ragazzi, con calma faccio anche quello. Pecore? Beh, per chi magari non sapesse, grazie a quello che sono i cavalli, basta che entrate. Ecco qua. Potete pulire. E poi appunto potete cavalcare. Ecco qua. Abbiamo i diversi tipi di cavalcata. In alto a sinistra nell'F1 vedete che va sulla percentuale della cavalcata. Ogni giorno devono essere cavalcati, puliti e tutto. E basta, come ho fatto vedere per chi magari all'ascolto non sapesse. Con il tempo, con le cavalcate eccetera, aumentano il valore e poi vengono venduti. Le nostre pecore, eccole qua. Qui abbiamo il punto di spawn della lana. Molto bello anche il modello qui del saccone di lana. E qui dietro abbiamo la mangiatoia. Potete scaricare con l'autocaricante, con la benna, come volete. Ok. Qua aprite la finestra degli animali, solito. Vediamo le razze. Sempre qui vedete età 8 mesi, età 0, riproduzione 5 mesi, tutto quanto, qui la riproduzione è praticamente uguale, è uguale, scusate, per tutte. E ok, comunque molto molto bello questo aspetto della riproduzione dei mesi, di tutto quanto, del prezzo minore, maggiore, tutto, ottima, ottima, ottima cosa, ottima cosa. Ragazzi, non so se e cosa cambia con la season, ripeto che io tutti questi video, tutorial, eccetera, li sto facendo senza season, quindi magari se qualcuno sta giocando con la season, eccetera, vede differenze e quant'altro, mi dica. Qui qua vedete che comunque hanno già una questione automatica, i maiali. Qua, vedete abbiamo il nostro trigger. Oh, perfetto. Api. Mette l'animazione. E qui abbiamo i nostri bancaletti del miele. Poi li porterete a questione delle fa si porteranno a questione delle fabbriche per la produzione, eccetera. Galline, qua abbiamo il nostro pallet con le uova. Qui davanti, appunto, abbiamo la questione dell'acquisto. E qui il punto per l'alimentazione. Un attimo solo, ragazzi, che mi chiamano. Ah, prima che arrivo alla fine del video mi dimentico, ragazzi, volevo spiegarvi un attimino la questione che vi dicevo appunto di come ragiona, come funziona il Lally Vector. Praticamente questo sistema di alimentazione automatico non è un sistema di alimentazione che va a tempo, come funziona appunto qui nel gioco. Questo è un sistema che praticamente va in base al fabbisogno, alla necessità
dell'animale, cosa succede? Quando praticamente il vector carica e va a fare la sua distribuzione, man mano che lui distribuisce ha un lettore laser, un lettore ottico praticamente davanti che legge costantemente dove passa, legge la mangiatoia, praticamente controlla quanta quantità di cibo c'è nella mangiatoia e di conseguenza quanto l'animale mangia. Lui controllando, guardando e vedendo, tenendo monitorato questo, diciamo, valore qui, capisce quando l'animale ha bisogno di mangiare e cosa fa. Se passa e vede che il quantitativo è sotto un tot, allora va in cucina, carica e riporta il cibo. Se invece la fotocellula e tutto riconosce, vede che, diciamo, alimentazione e cibo ce n'è ancora, non torna in cucina e ne sovrappone di nuovo di fresco. Capite? Cioè, quindi è un sistema intelligente che va a fabbisogno dell'animale, quindi se l'animale ha fame e tutto, l'Alivector si accorge e diciamo le alimenta, altrimenti le lascia lì. Ecco, invece gli altri automatici, robot, eccetera, sono ciclici, nel senso che non vanno a capire se nella mangiatoia c'è del cibo e l'animale ha bisogno di mangiare, non gli interessa. Praticamente loro a tempo, a mattino, mezzogiorno, a sera, dipende dalle razioni, eccetera, eccetera, passano e buttano giù. Se c'è ancora roba di prima, chi se ne frega, cioè buttano ancora e basta. Quindi è un sistema davvero fantastico, secondo me, perché appunto va a capire se l'animale ha effettivamente bisogno o no di mangiare, quindi non le sovralimenta e c'è sempre cibo fresco, che è una cosa che per la mucca, ragazzi, è un animale molto delicato e basta. Ecco, quindi ragazzi, questa è la questione dell'Alivector e basta. Quindi proseguiamo col nostro tour. Eccomi qua, scusate un attimo. Una cosa che volevo dirvi, cioè sottolineare, che la questione appunto che vi ho detto prima della vasca di liquame che può essere piazzata, cioè ovviamente quando la stalla ha il suo trigger per il liquame, eccetera, quello che si può piazzare praticamente è un ampliamento, vedete? Questa qua dei liquami è un ampliamento, se volete aggiungere, cioè se volete ampliare appunto la capacità, eccetera, e basta, la piazzate e solito, vedete? Che qua vi dice che va posizionato accanto a un silo, dovete metterla vicina, è buono per fare una capacità maggiore della portata, diciamo, dei liquami. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, io a questo punto termino qui il video, spero ovviamente vi sia stato utile, spero di essere stato chiaro con la questione dei mezzi, eccetera. Il concime minerale va acquistato qui nella sezione dei pallet, eccolo qua. Ok, poi il resto per l'acqua, il carmiscelatore, eccetera, non è cambiato niente. Qua abbiamo anche l'additivo per l'insilato che andremo a vedere, penso, nel prossimo video. A proposito del prossimo video, adesso ragazzi mi sto un attimo concentrando sulla questione biogas, devo iniziare i test e tutto, quindi penso che il prossimo video che arriverà sarà riguardo solamente al biogas, giusto da vedere un attimino, quindi andremo a fare anche un po' di trinciatura, andremo a vedere un po' tutto quanto e basta. Detto questo, fatemi sapere per la questione delle api, ragazzi, se voi avete avuto dei riscontri, delle prove, eccetera, perché vedete qua abbiamo la colza in fiore al 150%, però se lei va avanti a maturazione lo stadio del fertilizzato rimane sempre al 50%, cioè le api non portano avanti il 50%, adesso non so se sia un 5, un 10, non lo so, quindi se magari qualcuno di voi ha fatto già le prove mi faccia sapere che sarei contento. Detto questo, se avete domande, eccetera, fatemi sapere, ditemi la vostra, se avete dubbi, eccetera. Io ho fatto un'infarinatura generale prima di terminare, ragazzi, un attimino di notturna, che meritano di essere viste le stalle, diciamo, di notte. Ecco qua, molto 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 belle. Fantastiche. Con le luci riscaldanti. Tanta roba, veramente un
una buona questione animali, edifici sono fantastici, quindi secondo me è un gran ottimo lavoro anche sotto questo punto di vista. E basta, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!